Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Enrico Grotto, sono un 3D artist e formatore accreditato di Blender Italia e oggi volevo condividere con voi la recente esperienza in azienda in Termorossi con Blender e come abbiamo integrato Blender all'interno del workflow per la produzione dei contenuti necessari alla comunicazione dei nostri prodotti. L'azienda Termorossi, leader nel settore dei prodotti a biomassa, quindi stiamo parlando di stufe, inserti e caldaie a pellet e legna, ha deciso di cogliere l'opportunità offerta da Blender appunto per realizzare internamente in modo autonomo tutti i contenuti e gli strumenti necessari per pubblicizzare i propri prodotti, riducendo anche così i costi fissi per la produzione dei contenuti multimediali, offrendo alla sua rete vendita strumenti all'avanguardia per una comunicazione più efficace e in un certo senso anche più sostenibile e in linea con le richieste del pubblico di oggi. Io ho avuto la grande opportunità di rientrare nel team della Termorossi, era stata una mia ex azienda dove sono ritornato a lavorare, team dell'ufficio tecnico dove con il mio collega Mattia lavoriamo a stretto contatto con progettisti e direzione per comunicare verso l'esterno o comunque verso il nostro pubblico e la nostra rete vendita tutta la passione, l'impegno e la tecnica che ogni giorno dedichiamo nei nostri progetti per offrire prodotti sostenibili e durevoli nel tempo. Perché usiamo Blender e anche che contenuti realizziamo con Blender? Qui la domanda è vastissima, nel senso il perché usare Blender, di motivi ce ne sono veramente infiniti. Io ho deciso di scegliere forse quello più umano, ovvero l'ecosistema che ruota attorno a Blender, perché Blender non è solo un strumento, ma è anche un insieme di persone, un insieme di community come quelle di Blender Italia, che tutti i giorni lavora per diffondere questo fantastico strumento a tutti i possibili utilizzatori. È un software validissimo e diciamo che un software può essere valido, ma se sostenuto da un ecosistema di questo tipo può diventare uno strumento straordinario. Le community permettono di avere una rosa di risorse quasi infinita. Parliamo di modelli 3D nativi per Blender, librerie materiali piuttosto che add-on e ovviamente formazione, tutorial e corsi. Formazione molto più accessibile rispetto ad altri programmi. Inoltre, ovviamente è anche gratuito, ma questo non è il punto focale perché, come potete immaginare, un'azienda che lavora su fatturati di milioni di euro non ha problemi ad acquisire una licenza software. Quindi perché il concetto di gratuito torna utile? Perché magari l'azienda non ha bisogno di fare rendering tutti i giorni, magari ha bisogno in dei periodi specifici. E quindi perché legarsi a dei costi annuali fissi quando quelle risorse potrebbero poi essere dedicate per spingere altre attività aziendali? In questo Blender ha potentissimo perché essendo gratuito permette proprio un utilizzo on demand, cioè solo quando serve. È diventato parte dell'industria perché ormai tutti i produttori di hardware lo accettano e lo certificano e la pipeline di import-export di Blender si lega benissimo con qualsiasi altro software. Inoltre noi lo abbiamo scelto perché è diventata la nostra libreria digitale dei nostri prodotti. Avendo accesso a tutte le release e non perdendo mai la connessione, diciamo, con il software, si è rivelato lo strumento ideale per creare un archivio digitale dei nostri prodotti. Lo usiamo appunto per creare principalmente immagini e video. Le immagini vanno ad alimentare tutti quegli strumenti di vendita come cataloghi, brochure, listini, merchandising e tutto quanto il compartimento web, quindi il sito web aziendale e i social dell'azienda, permettendo di mostrare e descrivere i prodotti nel modo migliore e più esaustivo possibile.
Per quanto riguarda invece i contenuti video, questi vanno ad alimentare il canale YouTube, che anche adesso per le aziende comincia a essere un ottimo strumento per farsi pubblicità, dove andiamo a caricare i video che magari poi il rivenditore può anche far girare nel suo negozio per descrivere al meglio i nostri prodotti. Vediamo la nostra giornata tipo in azienda e come viene sviluppata un po' una scena o un video. Il nostro percorso verso il rendering parte con Solid Edge. È il CAD che utilizziamo per progettare i prodotti. Potrebbe essere Solid Edge, ma potrebbe essere qualsiasi altro software CAD proprietario e non. Comunque un software parametrico che riesce a tenere insieme tutti i componenti di un progetto complesso. A questo punto ci spostiamo verso un altro software CAD. Perché? Perché Solid Edge, purtroppo, o meglio, è fantastico per la progettazione, un po' meno per l'esportazione verso il poligonale, e quindi ci serve un software intermedio. Plasticity, nuovo nato nel panorama dei CAD, si sta rivelando veramente un software eccezionale perché innanzitutto ha una licenza standalone con un costo molto contenuto ed è un modellatore NURBS che utilizza le stesse librerie Parasolid di Solid Edge. Quindi stiamo parlando di un prodotto di classe veramente alta e che ci permette di realizzare, nel caso avessimo bisogno, anche superfici di alta qualità, quindi le carrozzerie dei nostri prodotti. Attualmente viene utilizzato come convertitore per passare poi all'interno di Blender. Blender che alimentiamo con tutta una serie di add-on e librerie di terze parti che ci permettono di accelerare il processo di produzione dei rendering. Quindi per esempio utilizziamo molto iMesh per tutto il pacchetto materiali e arredi con i quali contestualizziamo le scene dei nostri prodotti, e Blender Market come, diciamo, prima fonte principale di add-on a pagamento che utilizziamo sempre per velocizzare il workflow con Blender. A questo punto si va, nel caso delle immagini statiche, verso il classico Photoshop, oppure nel caso dei video da poco abbiamo adottato DaVinci Resolve Studio, che si sta rivelando veramente un piccolo diamante nella post produzione video, perché al suo interno esiste un sistema di nodi che io ho trovato molto simile a Blender, tutta la parte di Fusion, e in più, dopo vi farò vedere, ci permette di gestire un flusso di lavoro di alta qualità con una post produzione, una gestione del colore alla fine del rendering di livello professionale. Questo è il prodotto, come lo vediamo in fase progettuale all'interno del CAD. La pipeline, tra l'altro, ha avuto una leggera evoluzione negli ultimi periodi perché Plasticity ha rilasciato anche degli aggiornamenti. Diciamo che l'inizio era partire dal CAD, poi si entrava in Plasticity dove controllavamo tutte quante le superfici che fossero a posto. Ogni tanto nell'importazione, come potete vedere, ci tiriamo dietro qualche pezzo che magari era nascosto o era spento nel progetto originale. In questo caso cancelliamo e regoliamo i componenti e poi passiamo alla fase di export verso Blender, in questo caso in formato OBJ. L'esportatore di Plasticity ci permette di gestire con che tipo di topologia vogliamo andare verso Blender e anche la risoluzione della mesh, cosa molto importante nel caso il prodotto deve essere messo in un render statico piuttosto che in un'animazione dove abbiamo bisogno di geometrie più leggere perché siano più facilmente animabili. Il processo manuale di import, se non gestito in maniera corretta, può portare anche a tirare dentro il prodotto storto, quindi bisogna un attimo realizzarlo, riposizionarlo, quindi comporta qualche passaggio in più. E qui c'è stato l'aggiornamento. Plasticity, un po' come Blender, è un software in un certo senso community based, cioè sono gli utenti che decidono e che comunicano allo sviluppatore tramite un sistema di votazione quali sono le feature più importanti da sviluppare. E una delle prime richieste è stata proprio un bridge per Blender. Qui potete vedere l'add-on in funzione, quindi a sinistra abbiamo il progetto CAD, a destra il poligonale che viene
caricato direttamente dentro Blender senza altri passaggi, e successivamente l'add-on ci permette all'interno di Blender di rieseguire quelle operazioni sulla topologia, perché magari in alcuni punti ci serve un tipo di topologia, in altri ci serve magari una cosa un po' più pulita, magari perché successivamente dobbiamo fare una mappatura UV. Poi ovviamente andiamo a controllare lo shading e, come potete vedere, regge tutto quanto benissimo e le superfici sono comunque di qualità molto elevata. Un'altra funzione fantastica è il Live Link. Il Live Link mi permette di editare la geometria CAD con tutti i vantaggi della modellazione CAD, quindi lavorando con delle matematiche che mi permettono di non dover pensare alla topologia e ai poligoni, quindi se devo fare fori, raccordi o superfici, di là non ho nessun limite a livello di topologia, e in tempo reale il modello mi viene aggiornato all'interno di Blender. In questo caso l'operazione serviva per rimuovere dei fori che poi servono solo in fase progettuale, poi vengono comunque eliminati, ma che partendo dal progetto noi ci portiamo dentro il rendering. Nel caso di necessità di sostituire qualche componente, possiamo tornare al metodo precedente, quindi selezioniamo il singolo componente, andiamo ad eseguire la tessellazione che ci serve e poi questo andiamo a ricaricarlo dentro Blender. Successivamente il prodotto viene texturizzato. Abbiamo creato una libreria materiali che riproduce tutte quante le finiture che abbiamo sui nostri prodotti. Sono materiali tutti procedurali proprio per la natura delle mesh che lavoriamo, nel senso, per evitare la mappatura UV, con il procedurale saltiamo questo passaggio. Trattandosi di superfici con materiali di tipo industriale, quindi parliamo di plastiche, maioliche, metalli, eccetera, è molto semplice realizzarli con il sistema procedurale dei materiali di Blender. Poi andiamo anche a sistemare un po' il modello e a creare dei controlli. Non lo voglio chiamare rig perché sono due empty e quindi non vorrei espandermi troppo, però diciamo sono dei piccoli controlli che in fase di realizzazione del rendering velocemente ci permettono di aprire porte piuttosto che spostare dei cassetti e quindi fare delle movimentazioni che magari ci servono per mostrare il prodotto. Poi aggiungiamo sempre e comunque una root di base che tiene uniti tutti quanti i componenti. Questo ci facilita poi nell'import perché viene salvato dentro l'asset browser di Blender e poi quando viene reimportato dentro noi in realtà stiamo aggiungendo una collection di Blender all'asset browser, e senza l'empty che ci tiene tutto quanto insieme rischiamo di dover fare altre operazioni successivamente per preparare il modello. Purtroppo non è tutto oro quel che luccica, nel senso che ogni tanto, per quanto siano forti i programmi e forti noi nel gestire il processo di conversione della geometria, ogni tanto compare qualche piccolo difetto di shading. E qui ci tornano in aiuto gli add-on di Blender, in questo caso è ArdOps, che ha una funzione che si chiama Dice. Ci permette di creare tanti tagli lungo la geometria che creano dei loop di supporto che vanno a, in un certo senso, sostenere lo shading del prodotto e quindi a correggere quel difetto che vedevamo prima. Il processo parte da una mood board, con la proprietà andiamo a decidere lo stile della scena e quindi andiamo a raccogliere più referenze e da ogni immagine andiamo a prendere un piccolo pezzo. Per esempio prendiamo l'illuminazione da una, lo stile d'arredo da un'altra e via così, in modo da in un certo senso creare una composizione il più unica possibile. La scena viene modellata a livello di volumi, quindi creiamo tutti quelli che sono i volumi architettonici che ci servono per creare il set fotografico e poi viene arredata con gli asset delle librerie premium delle quali ci dotiamo, in modo da in breve tempo realizzare tutta quanta la scena completa.
Cerchiamo anche di mantenerla il più modulare possibile. Ora, questa è una vecchia scena all'inizio dello sviluppo di questa pipeline. Le scene più recenti hanno anche una nomenclatura, una divisione più diciamo ordinata, e tutto questo serve per il lavoro in team, perché poi questo file viene passato magari a un collega che lo deve smontare e rimontare per creare una nuova ambientazione o delle varianti di quell'animazione. Andiamo in override col materiale con un clay in modo da studiare solo la luce, quindi capire come le dinamiche di luce vanno ad influenzare la scena senza essere distratti dalle dinamiche introdotte dai materiali e dalle texture. L'illuminazione che utilizziamo è a base environment, quindi degli HDRI, per lo più quelli di PolyEvent, perché per creare illuminazione globale di esterno è più che sufficiente un HDRI, lì ce ne sono veramente tantissimi, la libreria è open source e quindi ci permette di avere una rosa di HDRI con talmente tanti ambienti che risulta veramente difficile non trovare l'ambientazione corretta. Per quanto riguarda invece l'output del rendering, non utilizziamo i render pass perché introducono, a mio parere, una complessità maggiore anche per un utente che non ha così tanta esperienza in Blender. Io devo sviluppare una pipeline che possa essere utilizzata anche da un collega che non è esperto quanto me e quindi devo semplificare il più possibile il processo. Quindi il grosso degli interventi a livello di illuminazione viene tutto regolato dentro Blender e in output usciamo praticamente con un beauty render, con la trasformazione applicata da Blender, e un OpenXR a 32 bit in lineare, quindi ci portiamo fuori tutte le informazioni di colore, esposizione, contrasti in un unico file. Non può mancare il nostro fuoco digitale, crediamo molto nella riproduzione di un fuoco realistico in digitale, ci basiamo su delle texture che acquistiamo, in questo caso abbiamo acquistato delle texture di diversi fuochi che poi andiamo a combinare su dei piani con questo setup di shader, quindi è un emission che va a passarmi in trasparente tutto quello che nell'immagine è nera e in questo modo riusciamo ad ottenere focolari con più profondità a differenza del vecchio metodo, cioè dell'inserimento in post-produzione di una foto di un focolare con Photoshop. Ci siamo spinti un po' oltre in quanto la visione della fiamma dei nostri prodotti è uno dei punti forti e quindi avevamo bisogno anche nel caso delle stufe a legna di un letto di bracci realistico. Quindi qui sono andato a ricreare uno shader che mi permette di simulare le braci che ci sono sotto al fuoco. Un asset dinamico che vedremo tra poco basato sui geometry nodes. Quindi il processo di creazione dell'immagine avviene più o meno così, ora lo vediamo in maniera un po' più semplificata. Partiamo da un master in RAW, che ovviamente è un po' brutto da vedere così, ma che però contiene tutte le informazioni che ci servono per utilizzare la beauty come referenza. Quindi la beauty è quella uscita da Blender con la trasformazione colore applicata, quella che più o meno è il risultato voluto. Noi utilizziamo quella come referenza, andiamo a post-produrre il master per arrivare alla post finale. Cos'è la conversione? Ok, ho detto, sì. Per la post-produzione delle immagini in Photoshop esiste un plugin gratuito che permette di importare in Photoshop gli OpenXR perché nativamente Photoshop non li gestisce. E poi con Camera Raw andiamo a regolare tutti i parametri che ci servono e partendo da un OpenXR a 32 bit riusciamo praticamente a trasformare questa scena in una scena diurna, notturna e possiamo veramente avere ampio margine di movimento. Successivamente nell'ambiente classico di Photoshop andiamo a combinare qualche livello, quindi vedete la post-produzione è molto ridotta. Cerchiamo di lavorare quasi al 100% su Blender, volendo l'idea sarebbe quella. Adesso difatti le nuove release di Blender porteranno il compositor su GPU e quindi vogliamo provare anche a vedere di raggiungere questo risultato direttamente col compositor di Blender, quindi tagliando anche Photoshop dalla catena di produzione.
Scusa, come ti trovi con convertire gli Affinity dei 30 dai 32 bit rispetto a... Come libro professionista a casa, benissimo, nel senso che nativamente li importa e li gestisci. Io utilizzo sia Photoshop che Affinity per esigenze anche di comunicazione, però con altri fornitori sono costretto ad usare Photoshop per il momento, quindi devo rimanere un po' sullo standard di lavoro anche di tutto il insomma, ecco. E anche qui una post produzione leggermente diversa. In questo caso mi porto fuori una ID map, la vedete là in alto, che non è altro che un rendering di Blender con il workbench con la, come dire, con il contrasto un po' esagerato, e quella mi permette di avere dei colori pieni da selezionare al volo con Photoshop per crearmi le maschere che mi servono per la post produzione. Il risultato finale è questo, quindi diamo ai prodotti circa dalle 2 alle 8 immagini ambientate e dalle 2 alle 4 immagini still life, quindi in ambientazione neutra. Perché? Perché questo pacchetto media ci permette poi, nelle fasi successive di sviluppo dei vari strumenti di vendita, di avere tutta una serie di contenuti pronti sia per print, digital e social, che in velocità riusciamo a confezionare. E le dimensioni dei file che tiri fuori? Allora, renderizziamo tutto quanto a 8K, perché addirittura in alcuni casi, per esempio per l'ultima fiera, siamo arrivati anche a 14.000 pixel nel lato più lungo, perché dovevamo fare delle gigantografie da 12 metri e quindi ci serviva più risoluzione. E fortunatamente abbiamo un hardware molto potente, la macchina con cui sono stati realizzati questi rendering è un i9 con una 4080. I tempi di rendering si aggirano per le immagini ambientate come questa, per esempio, intorno ai 30 minuti di rendering. Quindi cerchiamo di non superare i 30 minuti a rendering, perché dobbiamo restare entro certi tempi di produzione. Posso fare una domanda? Sul CAD che utilizzate prima di passare a Blender, sì. Ho visto Plasticity. Sì. Che versione è di Plasticity? La 24. No, ma dicevo, è la versione quella base o quella... La Studio. Cioè utilizziamo la Studio avanzata. Sì, perché la Studio ci permette anche di importare nativamente il parasolido direttamente da Solid Edge, quindi per alcune determinate geometrie anche IGS, sì, e anche IGES, certo, e quindi anche di importare Rhino direttamente volendo, ed esporta pure in IGS. Ok, vado via un attimo più veloce. Allora, alla fine, quindi quando abbiamo finito di produrre le immagini, tutte le immagini finiscono dentro un'altra mood board che ci serve per capire se stiamo facendo un buon lavoro in senso di coerenza di immagine. Quindi qui controlliamo che tutti i fuochi siano con lo stesso tono o più o meno uguale, che lo stile dell'immagine di illuminazione si parli in una sorta di filo conduttore. Rendering tecnici, quindi ci spingiamo anche a creare dei rendering più tecnici per mostrare le caratteristiche normalmente nascoste al cliente. Renderizziamo appunto in 8K per poter lavorare sia con immagini, diciamo, dove vediamo tutto il soggetto, ma per permetterci di fare anche delle macro con la stessa risorsa. Nel caso di oggetti complessi dove diventa difficile fare il rendering singolo, noi andiamo ad utilizzare praticamente più passaggi di rendering che poi vengono montati tutti quanti su Photoshop. Utilizziamo molto anche il workbench perché ci permette di fare effetti particolari come l'X-Ray e di uscire anche solo con determinati componenti che poi andiamo a lavorare con delle maschere su Photoshop per creare il lavorato finale. Geometry Node, vado via un po' più veloce. Questo è più o meno un semplice setup di scattering. Ho creato questo asset in modo che sia dinamico, cioè indipendentemente che voi lo ridimensionate in object mode piuttosto che in edit mode, ovviamente in object mode dopo bisogna riapplicare la scala, l'asset dinamico ricalcola lo scattering delle braccia
e poi sono andato ad esporre determinati valori per permettere di gestire quella che è la densità delle braccia e la dimensione. Ok. Un altro asset che abbiamo realizzato appunto per dare più dettaglio ai nostri prodotti è un altro setup di Geometry Node che ci permette di avere le 5 varianti di guarnizioni che utilizziamo per le porte direttamente in un unico asset. E disegnando semplicemente la curva che va a percorrere il canale dove viene inserita la guarnizione, semplicemente cambiando il tipo, noi riusciamo ad avere tutte le varianti delle nostre guarnizioni. Qui devo ringraziare di nuovo la community perché parte di questo setup è stato fatto da un altro utente che l'ha rilasciato gratuitamente ed è il blocco di nodi che praticamente permette di fare la mappatura UV dinamica della texture attorno alle pipe. E quindi il creatore, non so se si vede dalla slide, è Ingo Clemens, Brave Rabbit. Se lo cercate in internet lo trovate, e ha anche fatto un bellissimo tutorial su YouTube dove spiega esattamente come funziona quel gruppo di nodi lì. Matematica spinta non fa per me, li ho ringraziato tanto e ho utilizzato parte del setup per integrarlo nel mio sistema. Animazioni di prodotto, spero vada l'audio adesso. Sì. Pre-produzione del video, quindi prima fase di ricerca, andiamo a raccogliere più informazioni possibili sulle animazioni che ci piacciono di più, prendendo spunto anche da altri settori produttivi. Poi andiamo a selezionare quella che è la traccia audio che ci piace, perché il video cerchiamo di costruirlo insieme alla traccia audio.
Successivamente vado a creare dei rendering veloci per creare uno storyboard, in modo da avere chiara tutto quanto il processo di sviluppo del video. Questo è più o meno il nostro caos organizzato. Lavoriamo in un'unica timeline dove sviluppiamo tutta quanta l'animazione, perché poi renderizziamo in batch durante la notte, quindi abbiamo bisogno di una timeline lunga che renderizzi tutto quanto e che ci sia bisogno anche magari isoliamo determinate parti della timeline perché magari parti delle animazioni richiedono delle modifiche e quindi utilizziamo proprio la timeline come spezzoni di tante scene in un certo senso. Per quanto riguarda le impostazioni di rendering, sample 256, 3 campionamenti totali e usciamo in 4K. Perché in 4K? Perché più i pixel andiamo in pasto al denoise, meno difetti ci fa poi durante l'animazione. Quindi il consiglio che posso darvi per le animazioni è: alzate tanto la risoluzione, abbassate i sample per ottimizzare i tempi di rendering. I frame si aggiravano intorno ai 5, massimo 15 secondi a frame come tempo di renderizzazione. Flessibilità, Blender ha introdotto la GX, fantastico perché è una trasformazione colore bellissima, ma nel momento in cui io devo falsare per esempio un piano incandescente che mostra la temperatura, la GX quando alzo l'emission per avere più potenza chiaramente mi desatura il colore e allora in questo caso abbiamo fatto un render con il sistema Filmic classico precedente di Blender. Alcuni elementi come oggetti che non richiedono traduzioni in più lingue li realizziamo direttamente dentro Blender, che si presta benissimo a creare piccole grafiche animate, per esempio per descrivere le dimensioni del prodotto. Stiamo iniziando anche a portare la stessa pipeline di Photoshop all'interno di DaVinci. Qui potete vedere l'immagine in OpenXR, non post prodotta, all'interno di DaVinci Resolve, e questa è la versione post prodotta. Si crea praticamente un piccolo albero di nodi che ci permette di creare noi la trasformazione colore dopo il rendering, quindi non facciamo fare il lavoro a Blender, lo facciamo noi dentro DaVinci per poter controllare, soprattutto nel caso delle animazioni, esposizioni, contrasti e toni di colore. Il plugin è sviluppato da Troy James, non lo so pronunciare, lui. Trovate tutto quanto la documentazione su GitHub. E questo è un po' il processo, quindi passiamo dalla trasformazione dello spazio colore, lì facciamo una correzione, una compensazione sui bianchi e neri, perché la trasformazione colore di DaVinci è diversa da quella di Blender. Poi andiamo nella Color Transform, dove sostanzialmente inseriamo lo spazio colore con cui entriamo, quindi il linear, perché arriviamo da un OpenXR, e poi andiamo in uscita con lo spazio colore richiesto dal plugin AGX, che vediamo se ci arrivo, il plugin AGX che è là, che ci permette dopo di tornare all'AGX di Blender. All'inizio di tutta quanta la catena andiamo a regolare esposizione e colore, perché all'inizio della catena abbiamo tutte le informazioni. Mano a mano che ci spostiamo avanti riduciamo sempre di più lo spazio perché applichiamo le varie trasformazioni. Questa è la beauty di Blender, quindi con la trasformazione applicata, quella la nostra trasformazione fatta con DaVinci, e sono praticamente speculari, quindi obiettivo raggiunto. Poi viene tutto quanto montato all'interno di DaVinci, che ci permette anche di gestire il video in diversi formati e in diverse lingue in un unico progetto. Ovviamente lo fanno altri programmi, però in DaVinci io mi sono trovato veramente meglio. Grazie!